Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Marco Foini, che mi chiede di parlare del film del 2022, Scream 5 come l'hanno chiamato in molti, Scream, insomma è il primo non diretto da Wes Craven. I due registi sono registi che vengono dal robaccio tipo La Stirpe del Male, una cosa che hanno girato decorosamente Finché Morte Non Ci Separi, il resto è veramente robetta. E robetta è questo Scream che viene presentato come un requel, un miscuglio, proprio un discorso cinematografico all'interno che vorrebbe rendere il tutto più divertente e divertito. L'unica cosa bella del film è che perlomeno è dedicato al grande Wes Craven, anche se un po' per paraculargine forse. Ma sta di fatto che la storia è ambientata 25 anni dopo i problemi fatti di Woodsboro, appunto, del primo Scream, e c'è questa Tara che riceve una telefonata e si ripete un po' la storia del primo Scream. Gli viene detto che se non risponde a determinate cose sull'ottavo stab, tra l'altro, una cosa gira intorno questa meta cinematografia sull'ottavo film dentro il film dentro il film, deve rispondere a queste domande, non ce la fa, viene massacrata di botte, per un pelo non muore, va a finire in ospedale, torna sua sorella, appunto, che era scappata appunto da Woodsboro perché grossi problemi. E cosa succede però? Il nostro Ghostface continua ad ammazzare un po' tutto quello che cammina. Allora i nostri si mettono insieme per cercare di trovare Linus, e che andrà a dargli una mano Gale Weathers, e poi cercheranno anche di portare un'altra volta la nostra Neve Campbell all'interno della storia. E la storia è tutta qui. Ma bisogna dire che il film tecnicamente è fatto come è fatto, come sono fatti ultimamente gli ultimi film, tutti un po' uguali questi horror per teenager. Certo, il ritmo è veloce, non ci si annoia, quello è sicuro, gli omicidi sono gradevoli, però la storia rimbalza un po' di qua e di là, il metacinema ha un po' rotto i coglioni, e alla fin fine siamo di fronte a un gruppo anche di attori che, bah, sono anche un po' bolliti. Poi ci sono alcune scelte, secondo me, di narrazione sono completamente sbagliate, proprio a livello di tensione. Alcuni omicidi proprio sono telefonati. Il finale l'ho sgamato dopo mezz'ora, e quindi, che dire, probabilmente per le nuove generazioni è un buon modo per scoprire Scream, quello sì, un grande film, un capolavoro, il primissimo di Wes Craven. Classico film che mi ha lasciato un po' basito, rimanendo sempre sul fatto di sembrare di vedere qualcosa di costruito, di fatto proprio di plastica, fatto lì proprio solo per tirare fuori i soldi da un franchise che sembrava morto e che hanno rinvigorito, hanno incassato uno sbotto sto film. Infatti stanno per fare il prossimo ancora. Quindi, che vi posso dire, per me non è un brutto film, cioè se amate gli slasher alla fine ci si può anche divertire. Però resta il fatto che secondo me è tirato via, le parti comiche stavolta non reggono con le parti drammatiche, sono poco bilanciate. Certo è che la critica lo ha esaltato, il pubblico lo ha amato fino alla follia, probabilmente sono io un coglione che non ci ho capito un cazzo. L'unica cosa che ho capito è che a me di tutti i discorsi sul sequel, cos'è un remake, il reboot e lo stacazzo, me ne può fregare di meno, discorso vecchio come il cucco, mi sembra più che altro che questo slasher appunto sia in realtà qualcosa che è già più vecchio del primo Scream, e questo mi mette un po' di tristezza, oltre che non riesco a capire davvero l'esaltazione per una pellicola tutto sommato guardabile. Ci passi la serata e poi te la dimentichi. A tutt'altro livello Scream il primo, del quale non ho detto che questo era addirittura migliore, ma quando mai? È un filmetto, si lascia vedere, non è brutto, però è classico filmetto del cazzo che insomma è fatto per i soldi e nulla più. Il cinema che vuole essere postmoderno in realtà risulta essere più classicista quasi, appunto dello Scream di Craven, quello davvero postmoderno, che visto una volta al cinema, poi l'ho visto in DVD quando è uscito, non ho più intenzione di vederlo, perché secondo me insomma è il classico filmetto che se alla prima si guardicchia, alla seconda si guardicchia, alla terza ci si addormenta, vive di colpi di scena e di ritmo, quindi il ritmo del colpo di scena, la prima, la seconda volta funziona, la terza se non c'è qualcosa di più profondo, la terza in poi il tutto si perde un po', ed è quello che penso io di questo Scream. Non ha un punto dove si riconoscono i registi nemmeno a pagarli oro. Vedere i vecchi, anche se un po' effetto nostalgia, un po' di simpatia lo fa. Esimo slasherino, che se non si chiamava Scream ma si chiamava Puppa, però non se lo inculava nessuno.